Le squadre psicologicamente agli antipodi, la sorpresa, guerriere Mallo, punteggio pieno e reduce dal blitz del palaboschetto di Ferrara dall'altra parte. Un Leno che nelle prime due uscite ha incampato in due pesanti sconfitte, seppur contro avversari di assoluto valore. Si sfidano dunque l'orgoglio del Leno, chiamato ad una reazione contro la voglia di continuare a stupire delle guerriere Mallo, amici di Eleven Sports, dal pala dell'Edda di Mallo. Vi parla Alberto Braioni, Antonio Zaccaria alla telecamera. Prova, sì. Due squadre psicologicamente agli antipodi, la sorpresa guerriere Mallo a punteggio pieno e reduce dal blitz al palaboschetto di Ferrara, dall'altra parte un Leno che nelle prime due uscite la squadra è psicologicamente agli antipodi. Thank you.
si vede nella telecamera, perché delle volte si vedeva il palito. L'audio, l'audio. Mettila qua, mettila qua. Mettila pure qua. Solo l'entrata e faccio punta e simulo delle interviste come per dire ciao, se vince, se perde, così e... non so se mi scappa più. No, a me scappa.
sempre. Un bagno, dico. Non puoi di internet radio. Non c'è più la telefono. Intanto noi usiamo. Tanto la vedi memorizzata. Peraltro dovrebbe essere abbastanza veloce da vedere.
se sono 2-3 secondi che sì, sì, recuperati nel primo timeout, ok, vado cioè, avanti di più secondi, che sono questi giorni, lascio andare a me. Thank you.
Due squadre psicologicamente agli antipodi, la sorpresa Guerriere Malo a punteggio pieno, dall'altra parte un Leno che nelle prime due uscite ha incampato in due pesanti sconfitte, seppur contro avversari di assoluto valore. Si sfidano dunque l'orgoglio del Leno, chiamato ad una reazione, contro la voglia di continuare a stupire delle Guerriere Malo. Amici di Eleven Sports, dal Pala dell'Edda di Malo, questa è Guerriere Malo contro Leno, è la terza giornata del campionato di Serie A Beretta. Chi vi parla è Alberto Braioni, Antonio Zaccaria alla telecamera. È una giornata storica per la pallamano italiano. ...dell'autorità, che però ha permesso l'ingresso al Pala dell'Edda di 94 spettatori nel pieno rispetto del distanziamento sociale e di tutte le misure precauzionali. Un'emozione dunque sentire nuovamente la spinta del pubblico, le voci in tribuna, ma soprattutto poter nuovamente vivere insieme le emozioni che questo sport riesce a infondere. Tornando al match di oggi, però, è sfida decisamente importante, è il riscatto, l'occasione per il riscatto per il Leno, reduce da due pesanti sconfitte, mentre è l'occasione per continuare a sognare, a stupire per le Guerriere Malo, autori delle prime due vittorie consecutive in campionato, al loro esordio in Serie A Beretta. Ma andiamo a leggere i due roster che scenderanno in campo velocemente. Partiamo dal Leno per dovere di ospitalità, che scende in campo infatti con la numero 43 a Sara Andreani, il numero 24 Lara Anelli, numero 46 Francesca Bravi, numero 1 Giorgia Convalle, numero 7 il capitano Nerea Costanzo, numero 78 Giuseppina D'Ambrosio, numero 23 Maria De Angelis, numero 38 Alessia De Marchi, numero 5 Anna Giulia Francesconi, numero 96 Alexandra Kogic, numero 19 Olga Lanfredi, numero 86 Mara Lavagnini, numero 50 Anna Pedrotti, numero 95 Romina Ramazzotti, numero 11 Elisa Toninelli e il numero 26 Francesca Turina. Ragazze del Leno agli ordini di coach Giovanni Bravi, mentre invece le Guerriere Malo agli ordini di coach Diego Menin, scendono in campo con il numero 27 Chiara Bernardelli, numero 19 Valentina Campagnolo, numero 7 il capitano Giorgia Dalle Fusine, numero 10 Vanessa De Zen, numero 16 Von Diulgherova, numero 14 Francesca Faccin, numero 8 Erika Lusco, numero 20 Sara Maestrello, numero 6 Savica Merchichi, numero 9 Arianna Peruzzo, numero 22 Marta Pozzer, numero 17 Anna Pozzer, numero 98 Giulia Pretto, numero 13 Melanie Young, numero 90 Giulia Zambon, numero 26 Jessica Zanella. Mentre c'è stata una falsa partenza al Pala dell'Edda, infatti le ragazze in campo hanno disputato i primi secondi, ma pare che ci sia un problema al tavolo con il cronometro. E dunque i signori Marasciulo e Tempone, arbitri della gara di oggi, hanno subito interrotto il match. Quindi si ripartirà con qualche secondo a cronometro, infatti viene aggiornato in questo momento il timer del Pala dell'Edda.
Gli arbitri decidono di ripartire da 13 secondi. E si parte con il Leno che attacca da destra verso sinistra in maglia rossa, mentre le guerriere Malo da sinistra verso destra manovra il primo pallone. Il Leno con Kogic in posizione da centrale che scambia con Andreani, l'incrocio di Nerea Costanzo che però commette passi, troppi passi quelli di Nerea Costanzo. Dunque primo attacco per le guerriere, dalle fusine in velocità per Losco, la palla per Bernardelle ma non c'è spazio, dunque deve tornare verso il centro del campo, abbassare il ritmo, lo manovra Giorgia dalle fusine. Mirchichi dal terzino destro, Losco sul terzino Mirchichi sul terzino sinistro, Losco sul terzino destro. Dalle fusine cerca De Zen sull'ala sinistra ma intercetta Turina. Mirchichi in doppio appoggio, a Mirchichi non c'entra i tre palli difesi da Romina Ramazzotti e dunque può ripartire Leno a ritmo blando. La formazione lombarda che dicevamo nelle prime due uscite stagionali ha incampato in due pesanti sconfitte a Uderzo e in casa contro l'Erice e oggi è chiamata assolutamente a un pronto riscatto per dare una svolta al proprio campionato. Andreani prova a servire Pedrotti ma non perviene il suggerimento e dunque può partire Losco. Probabilmente c'erano i passi di Erika Losco però ovviamente c'era un fallo, dunque si ripartirà dai 9 metri. Losco dalle fusine, Mirchichi si posiziona da ala sinistra, lei che è la capocannoniere del campionato di Serie A Beretta femminile, si alza proprio lei però non inquadra la porta e dunque può ripartire Leno. Costanzo libera Turina sull'ala destra e segna Francesca Turina il primo gol del Leno dopo 2 minuti e 40 di gioco. Il Leno passa in vantaggio. Mirchichi si posiziona da centrale, Giorgia dalle fusine da terzino sinistro, Losco da terzino destro, Giorgia dalle fusine, Mirchichi ancora per il capitano delle guerriere, di nuovo per la Macedone, il tiro di Mirchichi, il ginocchio di Romina Ramazzotti, la veloce del Leno, delle guerriere Malo, scusate, Bernardelle per Losco che insacca e fa esplodere nuovamente il pala dell'Edda. Ricordiamo, è la prima apparizione del pubblico post-Covid, 94 posti oggi disponibili nell'impianto vicentino, un'emozione per tutti i presenti, per tutte le giocatrici in campo. Costanzo si butta dentro, para di Ulgherova ma c'è un fallo e dunque si ripartirà dai 9 metri. Andreani, Kogic scambia con Costanzo, di nuovo la palla per il capitano del Leno, Andreani, l'incrocio per Kogic che libera Pedrotti, segna la numero 50 del Leno, servito ottimamente il pivot ospite, benissimo anche il suggerimento di Losco per Marta Pozzer, un altro suggerimento al pivot perfetto che porta al gol delle guerriere. 2-2 dopo 4 minuti e 40 di gioco. Costanzo, Kogic, Andreani, sempre loro tre sulla linea dei terzini. Si alza Andreani, infila di Ulgherova sulla destra.
prova la rimessa veloce la formazione di casa. Dalle Fusine viene braccata proprio da San Andreani. Losco dalle Fusine per Mirchicchi. Dalle Fusine non aggancia, rischia, ma c'è Losco pronta a rimediare al suo errore. Losco dalle Fusine prova in doppio appoggio, Ramazzotti para e altro extra possesso per le guerriere, visto che la palla è finita, è uscita dalla linea laterale. Dalle Fusine braccata da Andreani, va lo stesso al tiro dalle Fusine, il palo De Zen dall'ala sinistra, troppo debole questa conclusione, la para agevolmente Ramazzotti e dunque Leno con calma può ripresentarsi nella metà campo avversaria. Con calma il Leno ragiona la formazione allenata da Giovanni Bravi, prova a accelerare ora, ancora ottimo il suggerimento per Pedrotti che si guadagna un tiro dai 7 metri. L'ha servito ottimamente San Andreani. Andrà Costanzo dalla linea a sfidare Ivonne Djulgherova. Va Costanzo, il tiro è in fila di Djulgherova alla sua destra. Nerea Costanzo per il più 2 del Leno. Più veloce invece la manovra delle guerriere. Kojic rischia l'intercetto. Guerriere che dunque abbassano il ritmo, provano a ragionare. Losco uno contro uno contro Kojic, deve ritornare sui 9. Ancora Losco, si prova a buttare dentro e va a segno Erika Losco. Un gran gol questo, nonostante fosse sbilanciata dall'intervento avversario. Timbra almeno uno Erika Losco. Giocatrice esperta, giocatrice che la massima serie l'ha disputata più e più volte. Ma ora c'è avanti il Leno, Costanzo. Si alza Nerea Costanzo, smorzato il tiro, facile per Djulgherova. Devo partire in prima fase le guerriere. Dalle Fusine si alza dai 9, il palo e la respinta di Ramazzotti. Che dunque fa carambolare il pallone nelle mani di De Zen. Dunque altro possesso per le guerriere. Losco prova a servire Marta Pozzo, braccata da Pedrotti. Allora vada dalle Fusine che però deve ricominciare da zero. Mirchicchi, De Zen senza angolo, finisce sul fondo del pallone. Costanzo in velocità si butta dentro sui 6, facile per Nerea Costanzo. Di nuovo sul più 2 il Leno, 5-3 dopo 8 minuti e 20. E manovrano le guerriere. Lo scambio con Marta Pozzer. Mirchicchi che deve ancora accendersi e probabilmente deve ancora entrare in partita dopo questo errore. Errore che però chiama un altro errore. Andreani serve Kojic che però non aggancia e dunque le guerriere possono riattaccare di nuovo. Losco prova in velocità dalle Fusine, ancora col doppio appoggio, ancora Ramazzotti che ha iniziato al meglio il proprio match con solo 3 reti subite in 10 minuti. Losco si butta ancora lei dentro sui 6 metri. Erika Losco guida le proprie compagne con brio e vivacità. Erika Losco sui 6 metri trova il meno 1. Quando sono passati circa 10 minuti di gioco, Kojic, Costanzo, Andreani, Costanzo. Gli arbitri chiamano un time out, c'è un cartellino giallo per Giorgio delle Fusine. Qualche contatto di troppo ravvisato sui 6 metri delle guerriere Malo. E dunque si riparte. Andreani, Kojic. Cambia ancora con la 43, Costanzo, Kojic va l'uno contro uno con Losco,
ma non riesce a servire una compagna. Ancora di nuovo avanti il Leno. Costanzo contro Mirchicchi, serve ancora Turina, la traversa ferma Francesca Turina e dunque le guerriere possono andare per il pareggio. Losco serve Bernardelle ma non c'è spazio, dunque si deve ripartire con calma, con la testa. Le guerriere di nuovo in avanti. Ottimo suggerimento di Mirchicchi per Marta Pozza, che però centra l'ennesimo palo e dunque velocità al Leno. Andreani, c'è lo sfondamento conquistato da Erika Losco che lancia subito in profondità per Bernardelle, l'intercetto di Kogic, la palla raccolta da Ramazzotti. Kogic che riceve i complimenti dal proprio portiere e Leno che può ripartire con calma. Al piccolo trotto i giocatrici ospiti che rifiatano anche dopo l'azione appena conclusa, molto movimentata, molto sollecitata nella corsa. Costanzo, Andreani si alza dai 9, una finta che però non porta a nulla e dunque le guerriere possono ripartire. Losco, Bernardelle, Erika Losco, prova a servire Marta Potter ma intercetta Turina che può partire in contropiede da sola, l'affronta Mirchicchi, serve Costanzo sola sui 6 metri, il tiro a rete, Nerea Costanzo, più 2 Leno. Un altro errore nei suggerimenti, nel fraseggio tra compagne, le guerriere devono aggiustare qualcosa, serve più intesa, più precisione. Più di una le palle perse in questo avvio di match che vede Leno avanti sul più 2 quando sono passati 12 minuti del primo tempo. E manovra dalle fusine, Losco, Mirchicchi che deve ancora accendersi. Eccolo, prova una finta, Mirchicchi, serve Losco che perde il pallone, non c'è nessun fallo, può ripartire Leno. Andreani lancia per De Marchi ma è troppo lungo il suggerimento per la numero 38 del Leno. E dunque di nuovo le guerriere, ancora Mirchicchi veloce per Marta Pozzer che non aggancia ma a causa di un fallo della difesa ospite. Menin da indicazione della panchina, Giorgio Dalle Fusine pronto ad ascoltarlo. Mirchicchi, una bomba, ma c'è una deviazione del muro e probabilmente anche una deviazione di Ramazzotti perché si riparte dal fondo. Il Leno può ripartire. Andreani, serve Costanzo dall'ala destra, non c'entra la porta ma c'è il tiro dei 7 metri, ravvisato un contatto o un'invasione difensiva. Menin non si spiega la decisione presa dagli arbitri ma resta il fatto che andrà al Leno dai 7 metri per il più 3 Nerea Costanzo. Una finta su di Ulgherova, il pallonetto di Nerea Costanzo che beffa di Ulgherova ed è di nuovo in rete il pallone per il Leno, più 3, 7-4. Guerriere che devono aumentare di precisione, di efficacia nella propria manovra. Dalle Fusine si butta dentro ma c'è il gol convalidato dagli arbitri, c'è stato un fischio che però è stato rettificato a causa del vantaggio concesso dai signori Marasciulo e Tempone. È stato convalidato il gol del meno 2 delle guerriere, l'ha segnato Giorgia Dalle Fusine. Costanzo, Kogic si alza dai 9, una bordata di Kogic che però non c'entra lo specchio della porta. Può ripartire le guerriere, Dalle Fusine. Lo scavalcamento su Costanzo, va dentro Dalle Fusine, c'è sicuramente un fallo su di lei, infatti ravvisato dalla coppia arbitrale, si ripartirà dai 9.
Menin chiama lo scambio sulla linea dei terzini, dalle fusine su terzino destro, Merchichi da centrale, il numero 6 che oggi festeggia anche il suo 29esimo compleanno. Dalle fusine si alza il tiro, Ramazzotti l'aspetta lì e para, ma raccoglie la respinta di nuovo Maestrello, quindi Marchichi si alza, centra lo specchio della porta, ma gli arbitri chiamano i passi, troppi passi secondo la coppia arbitrale, quelli commessi da Marchichi. Kojic scarica per Andreani, dalle fusine commette forse un'ingenuità, rimane per troppo tempo aggrappata la maglietta di Pedrotti e induce gli arbitri a sanzionarla con un 2 minuti che viene combinato al capitano delle Guerriere Malo, che ora devono difendere e attaccare per i prossimi 2 minuti in inferiorità numerica. Con calma alleno, consapevole che questa è un'opportunità da sfruttare. Andreani da centrale, Costanzo per Kojic, cambio di direzione per Costanzo che va da Turina, Dulgherov para. C'è bisogno anche delle parate del portiere bulgaro, che risponde presente e mantiene le guerriere sul meno 2. Ci sono dei cambi nella formazione di casa, De Zenne da terzino sinistro al posto di Dalle Fusine, Maestrello sull'ala sinistra, Merchichi, Losco, il cambio di direzione, scambia ancora con Merchichi, una finta, si butta dentro ma c'è sfondamento e dunque Leno può ripartire in velocità con Kojic, c'è De Marchi libera, viene servita ma non può andare ad offendere e dunque deve ripartire il Leno. Time out chiamato a Giovanni Bravi con 16 minuti e 47 sul cronometro, la prima interruzione del match la chiama l'allenatore ospite, probabilmente consapevole che questo è un attacco importante in superiorità numerica per andare sul più 3. Occasione anche per Diego Menin per aggiustare ciò che non è andato in questi primi minuti. Guerriere che non hanno mostrato la solita spavalderia nell'andare ad attaccare, mancano sicuramente i gol di Merchichi ancora evanescente in questo primo quarto di gara. Guerriere che dunque devono ricomporsi sicuramente in fase difensiva ma essere più efficaci in fase offensiva. Squadra di nuovo in campo, si riprende a giocare con il Leno che manovra, Turina per Costanzo, Kojic, Andreani troppo schiacciato sui 6 metri, deve tornare da Kojic, cambio di direzione, serve De Marchi sulla sinistra ma troppo poco l'angolo per andare al tiro, Kojic si alza, il palo di Kojic, la raccoglie Turina, rete del Leno. Turina scarta un regalo concessogli dalla dea bendata. E va a insaccare il più 3. Guerriere che hanno bisogno dei gol. Sicuramente questo è anche il momento meno propizio. Rientra ora dalle fusine. Si alza invece Merchichi che va a segno. Si sblocca Savica Merchichi. Il sesto gol delle Guerriere Malo. Andreani, Kojic, Andreani di nuovo per la croata, Kojic che preferisce ragionare, si è sbloccata Savica Merchichi,
lei che fino ad ora è stata assolutamente decisiva nelle prime due partite, 9 gol alla prima, 11 alla seconda. Avanti il Leno, Andreani, Costanzo, c'è il passivo chiamato dagli arbitri, il tiro di Kojic va a segno dal numero 96. Menin non soddisfatto assolutamente della fase difensiva delle proprie ragazze. Mirchicchi dalle fusine, Losco scambia ancora con il capitano, c'è il taglio di Bernardelle che va in doppio pivot, Mirchicchi libera Losco dall'ala destra e prova una grande soluzione di Erika Losco, ma non entra, sarebbe stato un gol stupendo di Erika Losco, ma dall'altra parte invece decide di essere più efficace, più veloce il Leno. Costanzo serve Pedrotti, più 4, Menin non ne può più, chiama time out il coach di casa. Guerriere in difficoltà soprattutto in fase difensiva, ma anche la fase offensiva non sembra rendere nella maniera sperata sicuramente per il coach di casa, che decide di chiamare l'interruzione di un minuto per parlare con le proprie ragazze. L'aveva fatto qualche minuto fa Giovanni Bravi, ora Diego Menin spende il time out a disposizione. Leno avanti sul più 4 quando sono passati 19 minuti e 26 secondi del primo tempo. Squadra di nuovo in campo dopo il minuto di sospensione. Le guerriere attaccano per ritrovare un gol che in questo primo tempo è mancato in più di un'occasione. Dalle fusine comanda lo schema per le proprie compagne e serve Mirchicchi. Dalle fusine si piazza in doppio pivot Maestrello. Mirchicchi serve dalle fusine che si alza, il tiro, ancora un altro palo. Losco lotta per recuperare il pallone, ma è lei che lo tocca per ultimo. E sarà rimessa laterale per il Leno che accelera. Andreani in palleggio, serve Costanzo. Intercetto di Losco che serve Mirchicchi. Maestrello veloce per dalle fusine che va in contropiede, va il tiro sui 6 metri, para Ramazzotti. Si era distesa con il corpo sulla destra, ma con il piede sinistro è riuscito a intercettare. E quindi ancora Leno, Pedrotti dai 6 metri, rete del Leno. Troppo facile la vita per Pedrotti sulla linea dei 6 metri. La numero 50 segna ancora per le ospiti. Più 5 Leno, bella palla, ancora per Pozzar, ancora l'ennesimo palo. Non li contiamo più ormai i legni del malo, che sicuramente non è nemmeno fortunato in questo frangente di gara. Falli ripetuti sulle giocatrici di casa, che però ripartono con dalle fusine che serve Losco. Ancora per il capitano, Costanzo difende fuori dai propri 6 metri, in marcatura su Mirchicchi. Dalle fusine, ecco la palla per la Macedone che si alza, va al tiro e ancora Ramazzotti. Sembra leggere sempre in anticipo le conclusioni della Macedone. Romina Ramazzotti. Leno per il più 6, Andreani il tiro e la rete. Supera Giulia Pretto che ha rilevato Yvonne Dulgherova tra i pali. Non in forma sbagliante la giocatrice bulgara tra i pali delle guerriere, che ora sicuramente sono in un momento di estrema difficoltà.
lo score dalle fusine con calma alla 7. Scambia con Lusco che punta il centro della porta. Mirchichi si alza, una bordata di Savica. Mirchichi trova la rete, costanza e velocità. C'è sicuramente forse un fallo su di lei, invece no, secondo gli arbitri. E dunque guerriere che possono ancora ripartire. Mirchichi, la bomba di Mirchichi deviata dal muro difensivo, dunque si ripartirà dall'angolo del campo. Sale anche l'incitamento del palo dell'Edda per le guerriere di casa. Losco dalle fusine. Mirchichi, Losco, lo scavalcamento su Kojic, c'è il fallo ravvisato dagli arbitri. Kojic esce estremamente dolorante a un polso. Ma le guerriere sono ancora avanti. Dalle fusine con il sottomano non va. Ha parato ancora Ramazzotti, anche dalle fusine ha ricevuto un colpo. E Pedrotti sempre libera sui 6 metri. 6 metri, sì. E segna. Pedrotti, Anna Pedrotti, dalle fusine esce anche lei. Colpita dalla difesa dell'Eno, entra Anna Pozzer al suo posto. Una pedina fondamentale dello scacchiere di Diego Menin dalle fusine, che già deve colmare anche l'assenza di Daria Lain oggi in tribuna, non disponibile agli ordini di Diego Menin. Mirchichi con una finta manda al bar tutta la difesa e infila Ramazzotti. Segnano le guerriere e Leno si ripropone, però Andreani, Costanzo, 8 a 13 per il Leno. Esce Turina, e manovra il Leno con Francesconi in posizione da centrale che scambia con Andreani, che prova a cercare la nuova entrata sulla destra. Si tratta di Giuseppina D'Ambrosio con il numero 78, che però non può agganciare quel pallone, troppo alto. E dunque le guerriere vanno per il meno 4. Losco, Anna Pozzer dalle fusine rientrata. Mirchichi dalle fusine, si butta dentro sui 6 metri e segna il capitano delle guerriere Malo. Nona rete per le guerriere. Leno sempre in velocità. Costanzo sfonda, ma ripartirà dai 9 metri a causa di un fallo della linea difensiva di casa. Si alza l'incitamento del pubblico di casa. Però devono difendere le guerriere. Andreani, Costanzo, si alza Francesconi dai 9, Parapretto, raccoglie Marta Pozzer, lancia il contropiede dalle fusine, che affronta Andreani, la supera e segna Giorgia dalle fusine, meno 3 guerriere, a un passo dal 26esimo minuto del primo tempo. Una scossa data dal capitano delle guerriere Malo, Giorgia dalle fusine, un piccolo break che riduce le distanze tra le due squadre. E ora Leno di nuovo in avanti. Andreani, Francesconi, scambia con Costanzo, che prova a servire ancora Pedrotti, che non aggancia a causa di un fallo. Però sempre un pericolo costante Anna Pedrotti sulla linea dei 6 metri. Andreani, Francesconi, serve Costanzo, ancora per Francesconi, Andreani, De Marchi non ha spazio e ritorna da Francesconi, segnato il passivo. Andreani, serve De Marchi con pochissimo angolo, va a segno però Alessia De Marchi, gol fondamentale questo.
dell'ala sinistra dell'Eno, con pochissimo angolo ha trovato comunque la via della rete sul primo palo. Merchicchi in velocità per Pozzer, Marta che però non può fare più di così. I guerrieri ci provano, Losco defilata ma va comunque a segno Erika Losco, di nuovo meno tre guerriere che provano a rimanere quantomeno agganciate in questa ultima fase della prima frazione. Leno invece avanti per mantenere le distanze, sbaglia completamente Andreani per Costanzo. Marta Pozzer è tentata dal lancio lungo ma preferisce ragionare. Possesso importante questo per le guerriere, il possesso per il meno 2. Losco braccata da Francesconi, riparte le 9 la formazione di casa. Losco, Merchicchi, una finta su Andreani ma alza troppo il mirino Savica Merchicchi, probabilmente a causa anche di un fallo non ravvisato forse, ma riparte Leno. Costanzo si butta sui 6 metri, 7 metri invece guadagna un 7 metri Nerea Costanzo, capitano del Leno, che probabilmente andrà a caricarsi della realizzazione di questo tiro dai 7 metri. Gli arbitri non interrompono il tempo che scorre, dunque si andrà alla realizzazione con un minuto abbondante ancora sul cronometro. Costanzo contro Pretto, il tiro di Nerea Costanzo, la rete in basso a sinistra di Giulia Pretto, di nuovo sul più 4 Leno, un minuto abbondante al termine. Losco, Merchicchi dalle fusine, la scalata verso Maestrello che infila sotto le gambe Romina Ramazzotti, 12° gol per le guerriere, meno 3, un distacco che ci sta protraendo ormai da più di qualche minuto. E quelle guerriere quantomeno devono portare almeno a fine di primo tempo. Francesconi prova il cambio di direzione sul Gosco che però l'aspetta lì. De Marchi prova a sfondare sui 6, ripartirà invece dai 9. Francesconi si alza lei, Pretto tocca ma non basta e va a segno ancora Leno, ultimi 10 secondi. Losco dalle fusine, Maestrello non ha spazio, 5 secondi, probabilmente andrà Merchicchi, invece no perché dalle fusine serve Marta Pozzer che non aggancia, si andrà con un tiro franco dai 9 metri. Ci proverà Giorgia dalle fusine a tempo scaduto per il meno 3. Dalle fusine dal tiro, centra il muro e si va dunque al riposo sul più 4 Leno. Primo tempo difficile per le guerriere Malo che hanno faticato in entrambe le fasi sia in attacco che in difesa. Leno invece a passo molto più pimpante, molto più voglioso probabilmente anche di centrare un risultato che è obbligato a conquistare dopo le prime due sconfitte di campionato. Leno più concentrato, guerriere che hanno sicuramente estremamente bisogno di questa pausa del match. E dunque ci rivediamo fra 10 minuti, guerriere Malo 12, Leno 16 al termine della prima frazione.
No, no. Ben ritrovati dal Pala dell'Edda di Malo, pronti per il secondo tempo di Guerriere Malo contro Leno. La prima frazione è stata a favore del Leno, ampiamente a favore del Leno, che ha disputato un ottimo primo tempo chiudendolo sul più 4, sul 16-12, completando solamente però metà dell'opera. Ci sarà bisogno di consolidarla in questa seconda frazione. Guerriere Malo invece che provano subito ad accorciare, lo fanno con Sara Maestrello, col numero 20 segna dalla destra le Guerriere Malo per il meno 3. Leno che ora deve proseguire quanto fatto nel primo tempo, grande efficacia sia in attacco sia in difesa, aiutata anche dalle parate di Ramazzotti. Sfondamento invece fischiato ai danni di Kojic. Losco vuole in contropiede, va dagli 6 metri Losco e segna il meno 2. In un amen le guerriere si portano a contatto, un minuto esatto nel secondo tempo, le guerriere hanno segnato due reti psicologicamente sicuramente importanti. Leno avanti, Costanzo, Kojic di nuovo per il suo capitano, Andreani, De Marchi, Andreani, serve ancora De Marchi, Alessia De Marchi segna dall'ala sinistra, si sblocca Leno con la numero 38. 2 su 2 per lei, chiamata al tiro in poche occasioni ma tremendamente efficace. Mirchicchi invece non riesce neanche a trovare con continuità la via della rete, c'è sempre Ramazzotti pronto ad attenderla. C'è da dire che questo non era nemmeno un tiro però irresistibile, ci ha abituato sicuramente a molto meglio Savica Mirchicchi. Costanzo, Leno che affronta la 6-0 delle Guerriere Malo. Il pubblico scandisce il tempo con le mani, battendo le mani, cercando di deconcentrare la formazione ospite. Bernardelle fuori male su Costanzo, Kojic prova la scalata per Turina, ma gli arbitri fermano tutto, dicono che qua c'è qualcosa che non va, e infatti c'è l'esclusione per Erika Losco. Due minuti combinati alla numero 8 di casa, non ha protestato Erika Losco, probabilmente consapevole di aver meritato l'esclusione combinatagli dagli arbitri. E ora è un possesso pesante questo per il Leno, perché ha l'occasione di tornare sul più 4 con una giocatrice in più in campo. De Marchi, Andreani, Costanzo accelera, Kojic smorza la manovra, Costanzo, Andreani, libera De Marchi che però non ha spazio, c'è il passivo per il Leno, Andreani si alza e segna la sinistra di Pretto, la risolve così Sara Andreani. Era partito bene le Guerriere Malo, ma ora si è tornati punto a capo nella stessa situazione in cui si è andato a riposo, sul più 4 per il Leno. È entrata Vanessa De Zen, è uscito il pivot Marta Pozzer,
dalle fusine, probabilmente con poco spazio, forza al tiro e serve Maestrello sull'altra ala, dunque può rigiocare ancora la formazione di casa. Dalle fusine, De Zen si posiziona da pivot, Mirchichi dalle fusine per Mirchichi che va al tiro e non c'entra la porta. Sta faticando Savica Mirchichi, mentre il Leno non porta a termine questo attacco. C'è Giulia Preto che si oppone alla conclusione di Costanzo. Dalle fusine, con calma le guerriere, giocando anche con il cronometro per riuscire a passare indenne questa inferiorità numerica. De Zen, Mirchichi, passi fischiati contro Savica Mirchichi che aveva trovato la via della rete, però commettendo un'infrazione. Bernardelli si fa superare da Costanzo, para però Preto, Maestrello lancia per Losco, rientrata dai due minuti Erika Losco con il fioretto, riporta le guerriere sul meno tre. Una conclusione morbida che scende lenta come una piuma nella porta di Ramazzotti. Si alza l'incitamento del Pala dell'Edda, le guerriere devono difendere. Kojic, Costanzo, Andreani, Kojic, Andreani per Costanzo, l'incrocio ancora per Kojic, una finta, si libera Kojic, va su 6 metri, cioè 7 metri e i 2 minuti probabilmente per Savica Mirchichi. Molto tendenti all'utilizzo dei 2 minuti gli arbitri in questa fase del match. Costanzo per il più 4 dai 7 metri. Rete di Narea Costanzo che supera Preto. Sempre sul più 4 al Leno. Guerriere che devono rincorrere. Ancora quindi in inferiorità numerica la formazione di casa. De Zen si alza lei dai 9, aiutata da una deviazione del muro difensivo. Segna Vanessa De Zen. Meno 3 fondamentale questo per le guerriere. De Marchi non ha spazio, torna da Kojic che supera Maestrello ma non inquadra lo specchio della porta. Le guerriere che dunque possono di nuovo presentarsi nella metà campo avversaria con l'occasione del meno 2. Losco ritorna dal proprio capitano dalle fusine che scambia con De Zen. Bernardelle va in posizione di pivot, si alza dalle fusine, segna Giorgia dalle fusine, spiazza Ramazzotti, guerriere sul meno 2. Malena in velocità, Andreani commette sfondamento su dalle fusine e gli arbitri che chiamano un time out e 2 minuti per San Andreani. Rea di aver allontanato il pallone nel momento del fischio arbitrale. Ricordiamo che le giocatrici in campo devono lasciare immediatamente il pallone esattamente sul posto in cui si trovano, non possono allontanarlo, onde appunto una sanzione di 2 minuti, che è ciò che è successo in questa fase del match. Le guerriere che ora possono manovrare quantomeno in parità numerica in attesa di ristabilirla. Losco, braccata da Nerea Costanzo che riceve anche lei 2 minuti, si è aggrappata letteralmente a Erika Losco portandola con sé all'interno dei 6 metri. È rientrata Mirchichi e dunque le guerriere ora hanno un'occasione ghiottissima per
ricucire lo strappo. In doppia superiorità numerica le guerriere. In campo con Maestrello, Losco, Merchichi dalle fusine, Bernardelle e Marta Pozzer da pivot, Pretto tra i pali. Losco, Merchichi e cestina incredibilmente però questo attacco le guerriere. Occasione letteralmente gettata all'ortiche e ora Leno gioca con il cronometro. Esce Pedrotti, entra Francesconi per dare più brio, più manovra, più velocità al fraseggio del Leno. De Marchi, Francesconi, c'è il passivo. De Marchi, serve Francesconi che va da Turina ma non c'è spazio, deve tornare verso il centro. Francesconi, il muro di Merchichi, ma raccoglie De Marchi, ancora in passivo il Leno. De Marchi si alza, ancora il muro di Merchichi e ripartono le guerriere. Losco, Losco si butta dentro, Erika Losco, meno uno guerriere Malo. Si alza l'incitamento del palazzetto di casa. Temporeggia, gioca con il tempo il Leno cercando di uscire con meno danni possibile da questo, da questa fase del match che la vede in doppia inferiorità numerica. Losco intercetta, però la palla viene raccolta da Turina, sfortunate le guerriere Malo. Francesca Turina invece si fa trovare assolutamente pronta. Questo è un gol pesante per il Leno. Dalle fusine c'è spazio per Bernardelle, para la Mazzotti ma raccoglie Maestrello. Ne è rientrata una per il Leno, è pronta forse a rientrarne anche un'altra per la parità numerica. Costanzo pronta nell'area di cambio. Dalle fusine Bernardelle ci riprova, Ramazzotti l'aspetta solo in primo palo, le ha concesso il primo palo inducendola in tentazione di provare a infilarla proprio in quello spiraglio. Ma Ramazzotti si è fatta trovare nuovamente pronta. Di nuovo in parità numerica le squadre. Francesconi si accomoda di nuovo in panchina per fare spazio al pivot e Pedrotti. Si gioca ad armi pari. Kocic chiama uno schema. Manovra con Costanzo. Kocic, Costanzo, Andreani dai 9. Pretto chiude le gambe e respinge. Guerriere che ripartono, 40 minuti sul cronometro, con calma la formazione di casa. Manovra con Merchichi da centrale, Losco da terzino destro, dalle fusine sulla sinistra. Fallo su Marta Pozzer. Ha provato a imbeccarla Losco, ma non è andato a buon fine il suggerimento. Gli arbitri dicono che così non va e bisogna ripartire nuovamente dai 9. Losco dalle fusine, Merchichi per dalle fusine, arriverà probabilmente presto anche il passivo. Merchichi si butta dentro, prova a servire Marta Pozzer che però non aggancia, può partire Elena in contropiede. Dalle fusine sporca la manovra di Costanzo, ma Costanzo è bravissima a raccogliere la palla sporca lasciata sul parquet dalle fusine, che oltre a non riuscire a evitare il gol si vede anche combinare un'esclusione di 2 minuti. C'è da asciugare il campo. È una fase ad alto tasso emozionale questa del match, con continui ribaltamenti, continue esclusioni, continue salite e discese del livello di inerzia da una parte e dall'altra. Per un attimo le guerriere sembrano recuperare, in un amen invece Leno è pronto di nuovo ad allungare. Fatto sta che dopo 41 minuti siamo sul 21-18 in favore del Leno e guerriere in inferiorità numerica.
Losco, Merkiki, Dezen, Merkiki per Losco, il cambio di direzione, sfonda Losco ma trova il fischio arbitrale che la costringe a ripartire. Mentre c'è un'esclusione per Erika Losco, probabilmente ha detto qualcosa di troppo nei confronti dell'arbitro di campo, irremovibile nella sua decisione, e dunque cambia anche il possesso. Ora sono le guerriere in due in meno. Andreani, De Marchi a spazio, c'entra ancora Pretto. Sta entrando in partita anche Giulia Pretto, decisiva a Ferrara nella scorsa partita. De Zen, pallone sporcato dal muro, si riparte dall'angolo. Menin si fa sentire ricordando le proprie ragazze che sono in due in meno, e dunque c'è da fare anche passare il cronometro. Maestrello con zero angolo respinge Ramazzotti, riparte a velocità Alleno che ora può sfruttare la superiorità numerica. Andreani per De Marchi con tantissimo spazio, segna Alessia De Marchi. Leno di nuovo sul più 4. Ha saputo sfruttare Leno in velocità la superiorità numerica. Timeout chiamato da Menin in una fase delicatissima del match, con il Leno pronto a scappare, con le guerriere che devono rimanere agganciate per non scivolare troppo in là. Di nuovo in campo le squadre, la palla per le guerriere, timeout chiamato da Diego Menin, con Dalle Fusine pronta nell'area di cambio per tornare quantomeno in 6 contro 7. C'è lo sfondamento però di Merkiki che gestisce male questo possesso, è rientrata Dalle Fusine, Leno in uno in più. Costanzo indica la via per questo attacco, di nuovo nera Costanzo, serve ottimamente Pedrotti che non sbaglia mai da lì in questo match. Anna Pedrotti, infallibile dai 6 metri. Leno sul più 5, era dal primo tempo che Leno non riusciva a trovare un vantaggio così cospicuo. È uscita Vanessa De Zen, è entrata Marta Pozzer, guerriere che hanno bisogno assolutamente di una svolta in questo momento. Dalle Fusine, Losco, Merkiki, Dalle Fusine, serve De Bernardelle che non ha tanto angolo ma infila sotto le gambe Ramazzotti. Meno 4, Andreani, Kogic, Costanzo abbassa il ritmo,
Serve Turina, si fa riconsegnare il pallone al capitano Elleno. E con estrema calma la formazione ospite manovra. Andreani, Kojic, Costanzo, Andreani, Kojic, c'è il passivo, Costanzo, Kojic a spazio con una finta, non serve Turina ma va invece lei fino in fondo per il più 5 dell'Eno. Mirkiki, fallo subito dalla giocatrice macedone. Ripartono le guerriere, Losco, Mirkiki si alza, il tiro che scheggia appena il palo. Ramazzotti era andata dalla parte sbagliata, ma è stata fortunata in questa occasione. Menin chiama lo sfondo, Bravi non è d'accordo, gli arbitri danno ragione all'allenatore ospite. Elleno può manovrare per il più 6. È rientrata Francesconi che scambia con Andreani. Serve Pedrotti, Andreani, Anna Pedrotti che si conferma implacabile in posizione da pivot. Più 6 Elleno. Losco dalle fusine in doppio appoggio, supera Romina Ramazzotti. Velocemente le guerriere ristabiliscono il distacco, ma ora c'è bisogno assolutamente di una difesa efficace, difesa che oggi probabilmente non ha funzionato al meglio. 25 gol subiti in 45 minuti, decisamente troppi per la formazione di Diego Menin. Turina, Francesconi, marcata uomo Costanzo da Bernardelle. Francesconi, c'è cioè il time out chiamato dai Bravi e dunque si ritorna a riflettere davanti alle proprie panchine. Fase cruciale anche per il Leno che può andare per il massimo vantaggio, mantenuto fino adesso tra i 3 e i 5 gol di distacco, ma mai la formazione ospite è andata sul più 6. Di nuovo in campo le formazioni, Leno in avanti, da sinistra verso destra. Kojic, Andreani, subito sui 6 metri Leno, ma non è vincente questa scelta. E le guerriere possono di nuovo avanzare. Dalle fusine, Mirkiki, Losco. Una giravolta di Erika Losco che però viene nuovamente frenata dal fischio degli arbitri. Dalle fusine, Mirkiki, Losco. Dalle fusine, serve Maestrello, contenuta da De Marchi. Guerriere che faticano a trovare il piglio, lo sprint, e conviene confermata questa sensazione anche dalla mancata intesa tra Mirkiki e la compagna. Francesconi con tantissimo spazio dai 6 metri, ma trova Dulgherova appena rientrata in campo. Dalle fusine, Mirkiki,
abbassa il ritmo, lo rialza Erika Lusco, c'è un 7 metri. Conquistato 7 metri da Erika Lusco, andrà Giorgia dalle fusine, dalla linea. Giorgia dalle fusine pietrifica letteralmente Ramazzotti. Prosegue la marcatura uomo su Costanzo, Bernardelle la segue in ogni angolo del campo. Francesconi, Andreani scambia con Kojic, Francesconi, Kojic, vengono chiamati i passi dal pubblico, invece gli arbitri non sono d'accordo, le guerriere però recuperano con la parata di Dulgherova dalle fusine in transizione, in fila Romina Ramazzotti sotto le proprie gambe, torna sul meno 3 le guerriere. Si alzano i decibel del Pala dell'Edda, 10 minuti abbondanti al termine, guerriere che hanno ripreso fiducia dopo questi due gol in rapida sequenza. Andreani, Francesconi, Merchicchi ad attenderla, Turina, Costanzo, Bernardelle e poi di nuovo ancora il Leno. Andreani, c'è il passivo per il Leno, Losco la contiene e ripartirà dai 9 il Leno. Costanzo, Francesconi, ancora il muro di dalle fusine, di nuovo il Leno dall'angolo del campo, lunghissimo questo attacco, De Marchi deve trovare una compagna, trova Andreani e cambia tutto per Turina. Sfondamento fischiato ai danni di Francesca Turina, conquistato da dalle fusine. Possesso vitale per le guerriere, a un passo dal baratro pochi minuti fa, e ora con la palla del meno 2 in mano Losco si butta dentro, para Ramazzotti ma raccoglie Marta Pozzer che serve a Bernardelle che centra in volto Ramazzotti. Poteva andare Marta Pozzer, forse però si è sentita troppo marcata alle spalle dalle giocatrici avversarie, ha preferito servire Bernardelle che però non è riuscita a inquadrare lo specchio della porta, anzi ha centrato in pieno volto Romina Ramazzotti, un tiro per fortuna non troppo potente che dunque non ha creato danni al portiere ospite. Francesconi, Kojic, Francesconi, Turina, Francesconi, serve in un amen Pedrotti che però non riesce a girarsi, braccato da 3 giocatrici di casa. Kojic chiama lo schema ma deve affrettarsi prima del passivo. Andreani, una finta, supera Merchicchi, sarà Andreani, la parata di Dulgherova che riparte dal fondo. È entrata bene Yvonne Dulgherova in questo suo secondo spezzone del match. Guerriere di nuovo col pallone del meno 2 in mano, dalle fusine Merchicchi, dalle fusine Losco, l'incrocio per Merchicchi che si alza ma non c'entra la porta. Non è una giornata straordinaria questa per Savica Merchicchi. Passano i minuti, 52 sul cronometro, ne mancano solo 8 al termine e linea in avanti Kojic, Andreani, Kojic per Francesconi, l'incrocio ancora di Francesconi, c'è Andreani pronto a raccogliere il passaggio, tira Andreani ed è un grandissimo gol questo, ha toccato Dulgherova ma palla indirizzata verso l'incrocio dei pali,
più 4 Leno, Merchichi dalle Fusine, c'è il fallo subito da Giorgia dalle Fusine che si stava dirigendo verso la porta avversaria sui 6 metri, probabilmente voleva un tiro dai 7 metri Giorgia dalle Fusine, ma così non è stato. Merchichi troppo sui 6 metri per andare al tiro, dalle Fusine sui 9 invece Merchichi, ecco con un po' più di velocità Savica Merchichi che però non c'entra la porta, scuote la testa dal numero 6, probabilmente consapevole della propria prestazione, sicuramente non all'altezza rispetto a ciò che ha fatto vedere nelle precedenti partite, sicuramente precedenti partite giocate da Savica Merchichi ad altissimi livelli, oggi un calo anche fisiologico probabilmente. Kojic, Andreani, serve Turina, converge verso il centro la 26, c'è il passivo per il Leno, Francesconi si butta dentro senza paura e guadagna un 7 metri. Costanza della linea per una realizzazione fondamentale, può valere il più 5. Costanzo, il palo e la palla che rimane lì a disposizione di Dulgherova. Si salvano le guerriere che ora però devono segnare. Losco dalle Fusine, Merchichi, Maestrello non ha spazio, serve di nuovo il proprio capitano dalle Fusine, prova a servire Marta Potter che subisce fallo e un 2 minuti. 2 minuti ai danni di Sara Andreani. Decisamente incredula, probabilmente nella mischia può esserci stato anche uno scambio di persona, anche Bravi sembrava mimare questa scelta. Ma le guerriere ora possono attaccare in una in più. Dalle Fusine, cestina questo possesso Giorgia dalle Fusine, anzi no perché Turina ha intercettato ma Ramazzotti non è riuscita a raccogliere prima che il pallone uscisse dal campo. Bernardelle, Merchichi, Maestrello ha spazio, Sara Maestrello colpisce il palo e ora sì che Francesca Turina raccoglie, ma sbaglia il suggerimento per Kojic, fase confusa del match. Losco si butta dentro, 7 metri e 2 minuti. 2 minuti per Anna Giulia Francesconi. Non una fase ad altissimo livello qualitativo. Le guerriere però hanno a disposizione il pallone del Mero 3 quando mancano esattamente 5 minuti al termine. Dalle Fusine però non c'entra i pali, ne colpisce uno. Ma la palla non entra. Piede qua netto di Kojic, può ripartire Bernardelle, dalle Fusine. Scambia ancora con dalle Fusine, Bernardelle, rete, Giorgia dalle Fusine. Si riscatta subito il capitano. Meno 3 guerriere, 4 minuti e mezzo al termine. Il Leno al piccolo trotto. Pedrotti è in doppia inferiorità numerica, soprattutto. Time out chiamato da Bravi. Terzo e ultimo time out chiamato da Giovanni Bravi negli ultimi 5 minuti del match. Ne ha invece ancora a disposizione uno Diego Menin, che probabilmente gestirà nei prossimi minuti
sperando che le proprie ragazze difendano ottimamente in questa occasione. Sono chiamate, obbligate a farlo, vista la doppia superiorità numerica. Leno invece che sicuramente lascerà scorrere il cronometro, arriverà fino al passivo. Si riparte. Costanzo, De Marchi, Turina, De Marchi. Non riesce a servire Costanzo. La palla esce dunque a disposizione di nuovo delle guerriere, che ora attaccano in due in più. Merchichi, Bernardelle, dal terzino destro, dalle fusine, Merchichi. Menino chiama velocità, Merchichi con la palla in mano, scambia con Bernardelle, dalle fusine, palla per Losco, segna Erika Losco, guerriere sul meno 2, 3 minuti e mezzo al termine, e ora è una lotta contro il tempo. Menina aveva chiamato i 3 secondi dopo il fischio degli arbitri, ma Leno ha ancora la palla in mano e ora ne è rientrata una. Sono in singola inferiorità numerica le giocatrici lombarde. Turina, Merchichi ad attenderla, il fallo di Savica Merchichi. Passano i secondi, 3 minuti abbondanti al termine. È rientrata Pedrotti, siamo di nuovo in parità numerica. Andreani, Costanzo, De Marchi, Nerea Costanzo col pallone in mano. Andreani non ha spazio, serve di nuovo il proprio capitano, si butta dentro Costanzo, 7 metri. 7 metri, vitale questo. Gli arbitri fermano il tempo, giustamente in una fase cruciale del match in cui ogni secondo diventa prezioso. Costanzo, che ne ha sbagliato uno poco fa, ora di nuovo la palla in mano per riportare Leno sul più 3 contro di Ulgherova. Una finta di Costanzo, il tiro ha parato ancora di Ulgherova, para Yvonne di Ulgherova, tiene in vita letteralmente le guerriere, che ora vanno per il meno 1. Dalle fusine Merchichi, dalle fusine Losco, supera Costanzo, supera tutti Erika Losco, meno 1 Malo. L'inerzia ora è tutta per la formazione di casa, Leno in difficoltà, non trova più la rete la formazione ospite. 2 minuti al termine, doppia marcatura uomo, dalle fusine su Kojic, Bernardelle su Costanzo, Andreani, Turina, supera Losco, anzi no, ripartirà dai 9. 1 minuto e mezzo al termine, Leno che deve gestire un gol di vantaggio e possibilmente segnarne un altro per essere più tranquilla. Turina, il palleggio rischia, Costanzo al limite del passivo, Leno, De Marchi, Andreani, di nuovo per De Marchi, una finta al servizio per Pedrotti, ha parato di Ulgherova, ma c'è il 7 metri. E i 2 minuti per Sara Maestrello, aveva fatto un altro miracolo Yvonne di Ulgherova. E Costanzo ha un'altra occasione pesantissima per chiuderla probabilmente, o per andarci veramente vicino. Costanzo ancora contro di Ulgherova, la alza sopra la testa di Ulgherova questa volta, più 2 Leno. Freddissima Costanzo, chiama immediatamente time out Menin. Che gol di Nerea Costanzo, sangue freddissimo del capitano del Leno.
Leno che vede i primi due punti della propria stagione, 1:02 al termine. Ora le guerriere hanno bisogno di un miracolo. Anche se nella pallamano abbiamo visto ormai di tutto, 1:02 di vantaggio non possono far dormire sogni tranquilli. Però chiaramente la sensazione è che se Leno gestirà nel migliore dei modi questa ultima difesa e probabilmente anche il successivo attacco, può portare a casa questa una vittoria a dir poco fondamentale. Guerriere che invece dovranno trovare il gol nel più breve tempo possibile per poi cercare di recuperare, per poi cercare di ripresentarsi ancora nella metà campo avversaria. Si caricano a vicenda le giocatrici ospiti. Guerriere che però devono provare il miracolo in uno in meno. De Zen, Bernardelle, Merchicchi dalle Fusine, si butta dentro dalle Fusine, non trova la via della rete, non c'è contatto. Eleno vede la vittoria, mancano 40 secondi. Kogic, De Marchi, pressa tutto campo le guerriere. Costanzo non ha nessuna intenzione di attaccare Leno. Andreani, Turina gestisce Leno, serve ancora Pedrotti, la chiude Anna Pedrotti, mette la firma sui due punti della propria squadra. Grandissima partita di Anna Pedrotti, probabilmente MVP di questa gara. Le guerriere per l'ultimo attacco del proprio match, ma ormai la partita è andata. Ci prova Mirchicchi sulla sirena, ma non c'è tempo. Vince Leno, vince la formazione lombarda. 28-25, il Leno espugna il palla dell'Edda di Malo. Era una partita fondamentale per la formazione ospite, era un crocevia probabilmente del proprio campionato. Dovevano capire le proprie ambizioni in Leno, dovevano muovere il proprio orgoglio e soprattutto la propria classifica. Ci sono riuscite le ragazze ospiti con una grande partita condotta sostanzialmente per tutti i 60 minuti. Leno che dunque si può dire che ha meritato questa vittoria, ha gestito, ha saputo soffrire, ha toccato anche vantaggi di 5 reti. Guerriere che ci hanno provato, ma probabilmente hanno pagato anche una giornata sottotono in entrambe le fasi, sia in attacco che in difesa. Nel finale la difesa ha cominciato a salire di tono, ma dopo le guerriere in attacco non hanno raccolto quanto seminato nella propria fase difensiva. Dunque Leno che conquista i primi due punti, si prende anche gli applausi sportivi meritati del Pala dell'Edda. Guerriere Malo che invece incappano nel primo stop, dopo comunque aver vinto le prime due giornate di campionato. Sicuramente era uno scontro importante per le guerriere, che però sicuramente avranno l'occasione per riscattarsi. Festeggia Leno, festeggia al Pala dell'Edda la formazione ospite. Guerriere 25, Leno 28. Grazie a tutti gli amici di Eleven Sports e a risentirci alla prossima giornata.